tutti, come con i video, è tantissimo che non faccio un video così registrato a voce. Tutti quelli che avete visto, infatti avevo le maniche lunghe perché l'ho registrato tantissimo tempo fa. Come avete visto qualche video fa, ho fatto un ordine molto consistente sul sito dell'estetista cinica, Vera Lab, e ho acquistato davvero quasi tutto quanto praticamente, solo alcuni prodotti che appunto proprio non mi interessavano, non li ho presi. Tra l'altro ho fatto anche un altro ordine, mi deve arrivare un altro prodotto che poi comunque vedrete. Ricordo che ho a disposizione un codice sconto del 10% che potete utilizzare su tutto il sito. Vi metto il codice appunto sia qui sotto nell'info box, dove potete fare copia e incolla, che anche adesso. Quindi d'ora in poi farò una serie di video dove parlerò di prodotti appunto che ho provato e che sto provando ancora. Questi video non li chiamerò recensioni perché non voglio appunto recensire il prodotto in sé per sé, perché non sono una persona fino a poco tempo fa appunto che mi dedicavo molto alla skincare sia del corpo che comunque del viso, quindi diciamo che ho cominciato ultimamente e per questo non voglio fare una recensione ma parlarvi soltanto di come sono trovata io con questo e con i vari prodotti. Sarò un po' ripetitiva davanti a questi video, però questa parte, prima parte la dovrò ripetere sempre perché comunque devo spiegare un po' insomma anche cosa andrete a vedere in questo video. Qui ho fatto un foglio con scritto anche le prime impressioni di ogni prodotto che ho provato e nel video ti faccio vedere quello che è stato il primo prodotto che mi è arrivato e che quindi sto utilizzando davvero da tantissimo tempo, e è un kit, io adesso qui l'ho già aperto, è il kit pelle pulita che si presenta così, quindi con una pochette di plastica che ho visto adesso che sul sito hanno cambiato, non è più così come la vedete ma sarà con una pluriball. Sempre con la cerniera, la pluriball rosa e con la cerniera appunto, quindi una pochette con pluriball riutilizzabile, mentre appunto quando l'ho ordinata c'era ancora questa qui classica. Qui ha la cerniera, è una pochette molto grande, non pensavo che all'interno del kit appunto davano anche la pochette. E comunque prodotti all'interno troviamo lo spumone, l'olio denso e l'acqua micellare e il panno microfibra. All'interno di questo c'è anche le istruzioni per pulire la pelle, quindi per la detersione, e io ho provato i tre prodotti separatamente e anche insieme, mentre il panno microfibra non l'ho mai usato e non l'ho insomma non l'ho ancora provato. Sicuramente è un prodotto anche questo molto valido, ma come vedete ce l'ho ancora incartato, quindi di questo non vi parlerò per il momento. Cominciamo subito con il prodotto che mi incuriosiva di più, semplicemente è un detergente per il viso, soffice dedicato e ha una formula appunto a schiuma, quindi appunto si chiama spumone. Sulla confezione troviamo scritto, su ogni confezione c'è scritto come si usa, sia in italiano che in inglese, e cosa c'è gli ingredienti. E questo qui è così a pompetta e appunto una schiuma. Non so se riuscite a vedere che io l'ho utilizzato da poco. E all'interno del kit ho trovato questo qui che è da 100 ml. Mi sembra che del spumone esista soltanto questa versione qui, quindi da 100 ml. Allora, questo prodotto appunto mi dicevo mi incuriosiva molto, è un detergente lavaviso schiumogeno. A me sinceramente non mi ha fatto impazzire come appunto speravo. L'ho provato la prima volta che l'ho provato, ho messo troppo prodotto e proprio troppo affogavo, perché comunque è una schiuma che appunto una volta spalmata sul viso va a schiumare tutto il viso, massaggiate bene tutto il viso con questa schiuma e sicuramente se mettete troppo è un problema. Quindi l'ho provato ovviamente le volte successive, lo sto usando tutte le sere praticamente, quando mi faccio la doccia, comunque la mattina quando mi lavo il viso. E lo utilizzo davvero pochissimo e faccio un massaggio su tutto il viso. È un detergente come altri per quanto mi riguarda. La sensazione di schiuma è molto buona quando appunto massaggiare il viso, perché comunque la schiuma piace a tutti. Quindi appunto massaggiare la schiuma con questa schiuma. Per quanto mi riguarda, dopo la pelle mi tirava un pochino, la prima volta che l'ho utilizzato. Le volte successive, sinceramente, questa sensazione non l'ho più avuta. Non so se appunto era dovuta che all'inizio avevo fatto appunto una detersione molto, sia che avevo messo magari troppo prodotto, comunque era la prima volta che lo utilizzavo, quindi il viso era molto sporco, io non ne ho idea. Comunque la prima volta la pelle mi tirava molto appena uscita dalla doccia e dopo l'ho asciugata invece le volte successive niente, insomma come se fosse un qualsiasi sapone. Mia madre lo adora davvero tantissimo, infatti me l'ha già fatto ordinare un altro. Quindi in generale per quanto riguarda questo prodotto è un semplice detergente per il viso che può piacere o non piacere, diciamo che è molto divertente perché appunto è una schiuma, quindi non ho altro da dirvi, se non appunto che per quanto mi riguarda è un semplice detergente. Ha un odore un po' particolare, diciamo che a me non piace tanto, però comunque svanisce subito appena lo sciacquate, quindi non è un problema neanche quello.
Come altro prodotto, appunto, l'acqua micellare, che nel kit è nella versione travel size, quindi piccola, è da 50 ml. E a questa qui, anche qui c'è scritto come si usa e gli ingredienti. La boccetta è così. Se vedete dei pelucchi, è perché appunto lo utilizzo con il cotone. E quindi questa ho scritto poco perché comunque mi piace abbastanza. È comunque un prodotto che poi va sciacquato, quindi diciamo tante sensazioni non danno fastidio. Strucca benissimo. Io diciamo non faccio trucchi molto elaborati, quindi l'ho provato su trucchi molto leggeri. Quindi diciamo magari un po' di rossetto, comunque il mascara o comunque la matita per sopracciglia. Con il mascara lo togli benissimo qualsiasi residuo e la cosa che mi piace molto non brucia. Io soffro molto di occhi quando appunto utilizzo per esempio latte detergente, non lo posso utilizzare perché altrimenti rimango cieca. Quindi ho utilizzato appunto questo prodotto, l'ho struccato bene, non brucia per niente. Ovviamente se poi andate all'interno, proprio tanto il prodotto va all'interno, un minimo brucia, però comunque passa subito. È un prodotto che pulisce molto a fondo il viso, infatti la prima volta che l'ho utilizzato sono rimasta sconvolta perché io non metto fondotinta, ma quando ho appunto guardato il batuffolo di cotone, colore marroncino, come se appunto avessi sopra un po' di fondotinta o comunque un po' di terra, e io non avevo niente, quindi pulisce davvero tantissimo il viso, molto a fondo, perché appunto, come dicevo, io non avevo assolutamente niente in viso e avevo il viso pulitissimo. Poi appunto ho scritto che il viso tira un po' la pelle dopo averlo applicato, ma comunque poi una volta lavato non sentite più niente, e l'odore è quello di Slim Me. Non so descrivi l'odore, però appunto se avete provato Slim Me è quello stesso odore, e ovviamente poi una volta sciacquato se ne va via. E anche per questo mi piace molto come prodotto, molto buono per struccarsi, e se avete occasione sicuramente provatelo. E poi arriviamo al terzo prodotto di cui io mi sono letteralmente innamorata, ovvero olio Denso. Anche questo era un prodotto che io avevo assolutamente curiosissima di prenderlo. E appunto questo kit l'ho comprato per olio Denso, infatti olio Denso costava 25 euro, mentre tanto il kit è 35, quindi facendo due calcoli mi conveniva, visto che comunque ero un po' curiosa di provare anche lo spumone, di comprare questo kit. Olio Denso, appunto, come dice il nome, è un olio sotto forma di gel trasparente. Anche qui non c'è scritto niente invece, né come si usa e né gli ingredienti. Gli utilizzi di questo olio sono davvero molteplici. Io personalmente lo utilizzo davvero in tantissimi modi e ce ne sono davvero tantissimi altri per cui utilizzarlo. È un prodotto proprio molto versatile. Io personalmente lo utilizzo sia da solo, appunto come olio, come crema idratante, diciamo, sia sul corpo, in alcune parti del corpo. Io, per esempio, ho le gambe, le parti sotto delle gambe molto molto secca e la pelle mi si crepa quasi a volte. Quindi lo utilizzo semplicemente lui, senza nient'altro, da solo, e massaggio bene. La sensazione ovviamente è un po' unta. Però io lo utilizzo anche tranquillamente con i vestiti, perché se lo spalmate bene e lo mettete poco prodotto si assorbe davvero velocissimamente, lascia la pelle super morbida, ha un odore davvero buonissimo, mi piace molto, un po', diciamo, un odore un po' da uomo, diciamo, però non dà noia. Io sono molto sensibile agli odori, quindi per me va benissimo. Se mettete poco prodotto appunto si asciuga davvero molto velocissimamente, e ovviamente se lo mettete un po' di più ci mette un po' di più ad asciugare. Dà comunque la sensazione leggermente di unto, ma mai come un olio proprio, come un olio proprio vero. La pelle morbida dura davvero tantissimo, anche dopo un giorno, per esempio, io quando metto olio Denso mi accorgo proprio che la pelle è super idratata e morbida anche il giorno dopo. Dicevo, io lo applico ovunque, sia sul viso, in alcune parti del viso che sono, diciamo, più secche, che anche sulle gambe o sul corpo. Un altro utilizzo che dicono è anche quello di metterlo sulle punte dei capelli, per proteggere appunto prima dello shampoo, comunque se dovete fare magari andare al mare o comunque una cosa così. Un altro utilizzo che io faccio, lo utilizzo come dicevo sia da solo che anche in aggiunta alla mia crema idratante, sia del viso che del corpo. Ovviamente sul viso questo prodotto, anche con la crema viso, è sconsigliato secondo me poi metterci sopra magari un trucco, comunque fare qualcosa con il viso, perché rimane ovviamente un pochino lucido, quindi io lo applico per esempio sul viso insieme alla mia crema o anche da solo, solo la sera quando appunto devo stare comunque in casa e poi andare a letto. Lo applico qualche spruzzatina insieme alla crema, la mischio e appunto soprattutto nel corpo mi piace tantissimo. L'ho utilizzato anche insieme alla crema dell'essenzia cinica Magic Touch, di cui vi parlerò poi in un altro video. Migliora molto anche la consistenza di quella crema lì. La crema stratificante ha un
consistenza molto strana e l'olio denso aiuta comunque a spalmarla. Quindi di quello vi parlerò poi magari in un altro video. E questo qui è davvero un prodotto che mi piace tantissimo e infatti l'ho già riordinato. È così la pompetta e la consistenza è appunto densa, come un gel trasparente. Va ovviamente prima magari messo un po' sulla mano e poi scaldato bene e poi appunto lo spalmate su tutto il corpo, comunque sulle gambe, perché comunque è appunto abbastanza denso. Vedere cosa c'è scritto appunto in questo fogliettino che c'è soltanto all'interno del kit, ovviamente. C'è un diciamo un piccolo infarinatura sulla tensione della pelle, la pelle secca, mista o grassa, insomma, per capire che tipo di pelle abbiamo e poi appunto come utilizzare questi prodotti. Faccio vedere. Infatti, qui dice per esempio: nota bene, l'olio denso può essere utilizzato anche sulla pelle del corpo bagnata come crema post doccia o sulle punte dei capelli secchi prima dello shampoo per proteggerle, quindi comunque ha ancora altri usi. E questo è davvero tutto, non voglio fare un video troppo lungo altrimenti per caricarlo ci metto una vita. E questo è tutto per quanto riguarda questi prodotti. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete provato sia questo kit che anche ogni prodotto separatamente. Fatemi sapere questo nei commenti di quali prodotti volete che vi parli e vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!